Ciao dal mio Reiki, di cosa voglio parlarti oggi? Beh, oggi ancora per una volta voglio parlarti della meditazione, perché vedo e sento che ancora c'è un alone come misterioso su questa cosa della meditazione, che come ho detto in altri video, la meditazione è comunque vivere la tua vita in quello che fai semplicemente prestando attenzione al momento appunto presente. E questo è il tipo di meditazione che fai mentre lavori, mentre lavi i piatti, mentre parli, cioè presti attenzione a qualcosa che hai dentro di te. E poi invece esiste un altro tipo di meditazione, quella proprio dove ti metti seduto, in silenzio, chiudi gli occhi. Ecco, oggi voglio ancora un po' approfondire questo tipo di meditazione. Beh, innanzitutto la meditazione io la vedo come una poesia, la meditazione come qualcosa di dolce, che penetra dentro di me e viene incontro a me, qualcosa di molto bello veramente, qualcosa appunto di poetico. E ti vorrei anche dire questo, quando innanzitutto creati magari un luogo adatto alla meditazione di silenzio dove sai che puoi stare per mezz'ora in tutta tranquillità. E quindi facendo questo già in quella stanza o già in quell'angolo, in quel piccolo altarino che hai creato, già così facendo, creerai una certa situazione di beneficio. Creerai una cosa che appena ti avvicinerai a quell'angolo, a quella stanza, la meditazione arriverà a te. Cioè non sei tu che fai meditazione, ma la meditazione ti colmerà. Sarà come una pioggerellina fine che entrerà dentro di te la meditazione stessa. Ecco, una visione poetica del meditare. E in più cosa voglio dirti ancora? Beh, quando ti siedi, non chiudere gli occhi subito. No, 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 tranquillo, tranquillo. Sei in una forma meditativa, quindi osserva, osserva attorno a te cosa c'è, osserva gli oggetti, osserva se hai acceso la candela, com'è, se è profumata, se hai sbagliato a accendere la candela e non volevi mettere un'altra. Stai in uno stato di quiete, di pace e di osservazione. Lo stesso la meditazione, non ti preoccupare, arriva e avrà i suoi benefici. Quindi il mio consiglio è quando mediti non chiudere subito gli occhi e parti, inspiro, espiro. No, 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 no. La meditazione è parte della tua vita. Quindi ti siedi, guardi la bellezza che è intorno a te, già questo fa crescere il tuo livello di energia. E poi dopo un po' che avrai osservato, avrai notato la stanza o l'altarino che hai dedicato, questo posto che hai dedicato alla tua meditazione, beh, solo dopo allora ti dico chiudi gli occhi, sì. Chiudi gli occhi, poni l'attenzione adesso proprio sul tuo interno, no? Sulla tua vera essenza. Io ti faccio questa domanda: se tu perdessi tutti i ricordi, chi saresti? Le domande talvolta sono meglio delle risposte. Fatti questa domanda: se oggi dovessi perdere tutta la memoria che ho, anche la memoria questa spirituale che qualcuno dice, proprio tutta la memoria che hai, la perdi, chi saresti? La meditazione ti porta a comprendere, a vivere queste esperienze. Quindi prenditi tempo, stai nel tempo della calma e vedrai che la meditazione, la gioia arriverà a te e scoprirai tantissime cose. Questo è un video pro meditazione, dai! E poi naturalmente dopo che avrai rilassato corpo, mente, che ti sentirai alla grande, beh, dopo potrai iniziare a farti Reiki. E se non sai cos'è Reiki, beh, io lo insegno da tanti anni, dal 2004, però lo pratico dal 96, quindi sono 22 anni che sono un reikista, che faccio Reiki. E in più da poco tempo ho creato un sito, il mio reiki.com, dove troverai appunto passo passo come poter utilizzare questa potente energia, questa disciplina spirituale, nella quale, come essendo appunto una disciplina spirituale, una delle sue tre componenti essenziali è proprio la meditazione. Cioè Reiki non può esistere senza meditazione. E potremmo dire anche il contrario, ma forse un po' troppo forte. La meditazione non può esistere senza Reiki. No, no, no. Reiki non può esistere senza meditazione. E quindi nel mio sito troverai ebook e video dove ti spiegherò passo passo come iniziare questo percorso del Reiki se ancora non lo conosci, se ancora non l'hai fatto. Bene, è tutto. Un video molto semplice, spero che ti sia piaciuto. Quindi metti un bel like se ti piace, dai. E se pensi che possa essere d'aiuto a qualcuno, condividi pure questo video, mi farà piacere. Più saremo a meditare e meglio sarà, non solo per noi, ma anche per il mondo, perché più mediti, più
nascerà dentro di te una luce che contagerà chi è vicino a te, non solo la tua famiglia, ma anche il tuo lavoro. E poi ti dico una cosa, nessuno sa fin dove arriva la luce. E quindi cos'altro dirti? Medita, medita, medita.